Anche grazie al suo importante contributo, la fiera ha oggi carattere nazionale. Come ci siete riusciti? Ci è voluto, diciamo, decisione, costanza, ci è voluto da parte mia una richiesta, diciamo, decisa, una richiesta sostanziosa verso i vertici della Regione del Veneto, il Presidente Zaia e l'assessore Marcato, Roberto, che ha le competenze relativamente a questo settore. Ci siamo riusciti. Questa è una mostra importante per tutto il territorio, è una mostra che con il nome di Concordia Statitaria ha oltre 300 anni di storia, perché la fiera nasce nel 1700 circa con il praticamente commercio dei bovini da lavoro, sui bovi cosiddetti, e da là quindi diventa fiera dell'agricoltura. Dopodiché Santo Stefano, il patrono di Concordia, è qua, i concordieri ci mettono del suo, ma alla fine ritorna come era la vocazione fiera dell'agricoltura. Questo è qua. Si è parlato stasera di trovare spazi più ampi per questa manifestazione, ci sono già delle idee? Ci sono delle idee, ci sono dei terreni adiacenti, anche perché la cosa ormai è stretta. Qua praticamente è sold out da aprile, gli espositori da aprile hanno chiuso la possibilità di venire qua, quindi la necessità adesso è di trovare un territorio di Concordia, un terreno adiacente dove a mio avviso va portato il settore agricoltura. È stato detto stasera dal consigliere Canciani doppia A, agricoltura e ambiente. Quanto è importante oggi questo mantra? Dobbiamo ritornare a parlare di ambiente, anche perché i veri custodi dell'ambiente sono gli agricoltori, cioè sono le bugie, sono le fandonie, quelle che vanno a dire che gli agricoltori inquinano. A nostro avviso, da agricoltore, i custodi siamo proprio noi, cioè non è pensabile che gli animali da allevamento, una volta anche da lavoro, inquinano e le macchine, le automobili non inquinano, gli aerei non inquinano, cioè siamo ai discorsi fantoziani. Quindi l'agricoltura fatta bene, fatta come la facciamo, è la base per non inquinare ma per pulire l'ambiente.